Eccoci. Risvegliamoci. Mettiamoci comodi. E facciamo l'ultimo video della serata. Comunque, 2 ore di live oggi è stato piuttosto produttivo. Tutto quanto. Abbiamo fatto diverse cose. Due sequenze, comunque non si buttano via. Non credo riusciamo a finire anche la decima. No. Comunque ci portiamo un minimo avanti. E poi niente, perché niente. Poi non credo che lo finiremo la settimana prossima, secondo me la settimana prossima ci avvicineremo tanto alla fine, ma sarà la volta successiva ancora che effettivamente riusciremo a completarlo. Quindi. Quindi niente, la connessione. E di questi cosa ne facciamo? Buttiamo la gabbia in canale, li anneghiamo tutti ed è fatta. Sì. Ok. Arrivederci. Andati. Grazie per l'aiuto, amico. Ci piacerebbe combattere con te, se ci accetti. Perché no? Un paio di braccia in più non fanno mai male. San Pietro di Castello. Dai, meno uno oggi. Eccolo. Ok. No, dovete aspettare, Cici. Dai, su, aspettate un attimo. La trasmissione economica dell'energia senza fili è di importanza fondamentale per l'uomo, dice Nikola Tesla. Gli permetterà infatti di dominare incontrastato sull'aria, sul mare e sui deserti. L'uomo sarà libero dalla necessità di estrarre minerali o petrolio, trasportare e bruciare combustibili, abolendo così molteplici cause di inquinamento. Il glorioso sole diventerà il nostro servo obbediente. Pace e armonia si diffonderanno sulla Terra. Ok, diamo energia a tutto il mondo. La Waldenclyffe Tower di Nikola Tesla in costruzione. Devo notare qualche mela, qualche. Il denaro non ha tutto quel valore che gli uomini gli hanno attribuito. Tutto il mio denaro è stato investito in esperimenti, permettendomi di giungere a scoperte che hanno contribuito a migliorare la vita dell'uomo. Le incomprensioni sono sempre causate dall'incapacità di comprendere il punto di vista altrui. Il miglior modo per combattere l'ignoranza è quello di diffondere la conoscenza in modo sistematico. Con questo obiettivo in mente è fondamentale favorire gli scambi di idee e le relazioni umane. Stavo cercando altre scritte, ma. Eccole. Le lotte fra individui, come fra governi e nazioni, derivano invariabilmente da incomprensioni, intese nel senso più ampio del termine. Trovato il croato. Inferossi. A uguale C, lettere random.
Allora. La mela. Cosa abbiamo in totale? Si fa sempre più strano. Però ci siamo, capito? Ok. Via. Ok. Il Fabio tra l'altro è lì tranquillo. Andiamo. Ah, ok, giustamente, non gli avevo detto di seguirmi. Per il greggio di Dio. Scommetto che quello ci rimette l'osso del cuore. È terribile messa così, buon uomo. Ok. Dai, schiva questo. Arrivederci. Siamo con te, amico. Devi solo guidarci. Ok. Bene, di qua. Togliamoci un poco di notorietà. Che fate? Ok. Andiamo. Su. Va bene. No. Arrivederci, no, non è finito. Andiamo. Però non fermiamoci a ogni singolo stronzo, se no non la finiamo più. Medardo di San Polo. Buongiorno. Ma non devo picchiarmi con i miei compari. Ok. Dai, su. Piantato nel culo. Dai, su. Andata. Posso venire qua? Aia. Unisci a te, insieme annienteremo i Barbarigo. Ok. Ma è qui su? Sì. Ok. Niente, devo dire qualcosa, ma ci avevo pensato. Abbiamo salvato gli uomini di Bartolomeo. Ora ritorniamo da quel pazzo. E vediamo cosa da dirci.
Buongiorno. Salute Ezio, bentornato e ben fatto. La mia armata è tornata ai fasti d'un tempo. Ora Silvio si accorgerà del madornale errore che ha commesso. Come suggerisci di procedere? Un attacco diretto contro l'arsenale? No, ci massacrerebbero alle porte. Ho in mente un altro piano. Prendi i miei uomini e piazzali in giro per il sestiere. I loro tumulti indurranno Silvio a far uscire buona parte delle sue guardie. E mentre l'arsenale si svuota dei suoi scagnozzi, io posso compiere l'assassinio. Esatto. Agirai quasi indisturbato. Speriamo che abbocchi. Niente paura. Abboccherà. Ezio è così tanto sicuro che c'ha un occhio, fanculo. Ah, bello. Andiamo. Copriamo piccini perché se no non la finiamo più. Avrei bisogno di un altro. Ma come? Questi si fermano letteralmente a ogni com... Aia! Si fermano a ogni stronzo, non è possibile! Dimmi almeno che c'è una pagina che quindi ne valsa la pena. No, sono solo forzieri. Che per carità è, voglio dire, buttare via, però col denaro sono a posto. Niente, invece secondo me con le pagine siamo messi malino. Devo fare un bel po' di roba per i cazzi miei. Che ha fatto 8 salti Ezio. Ok. Buongiorno. Perfetto. Aspettate qua il mio segnale. Agli ordini. Qui, avanti. Andiamo. Posso passare da qui? Sì. Non mi ricordo bene dove siamo, nemmeno, però. Non riesco bene a inquadrare il luogo. Sempre lì in zona, no? No. Dai. Meno uno. In che cazzo? Due. E tre. Ma se facessi questo? Ah, beh, là c'è nel combattimento. Rimanete in attesa qui. Sarà fatto. Dietro di me. Poi spariscono del tutto, stupendo. Perché è partita la musica da inseguimento? Come fosse un thriller con gli Amnison? Che è successo? Oh Cristo di un Dio. Poi, grazie. Su, andiamo. Ok. Andata. Restate ad aspettare qui.
Facci sapere quando colpire. Non è nessun gruppo al soldato. Fa parte. Ritorniamo da buon Bartolomeo. Il mio stomaco alla fine ha resistito. Mostruoso. Poi esploderò dopo, però mostruoso. Piuma. 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 Ok. Sarà complesso, penso che sarà la cosa più complessa per completarlo al 100%, trovare tutte le piume di Petruccio. Perché mi incasinerò molto con le guide. Ovviamente non mi ricorderò mai quelle già prese e quelle non prese, quindi... Ah, eccoti qua. Hai fatto? Sì, gli uomini sono in posizione. Bene, bene. Prendi questo. Sai come funziona, vero? Trova il punto più alto di tutto il sestiere e sparalo da lì. Sarà il segnale d'attacco per i miei uomini. Bene, allora. Ci vediamo sul campo di battaglia. Puoi contarci. Due piccioni con una lama. Bello il nome. Qual era quello? Sì, sono a posto. Arrivederci allora. Sarò qui in caso di bisogno. Lì. Tra l'altro è anche un punto d'osservazione, quindi. Buono, volevo buttarmi, Ezio. Bello il saltino, completamente inutile. Scale? Va bene. Facciamo i tristi. Volevo... Ok. Ok. No. Così. Tutto bene? Cavolo, tutto bene? Piacere anche a te. No, ecco. È la risposta che mi aspettavo. Che parata. Bartolomeo ha bisogno di me. Io posso... Vabbè... dalla droga a Napoli. Prima la sincronizzazione. Ma il... Guarda com'è bellino che si tuffa. Il mantello rimane completamente immobile. Certo che sincronizzo. No, 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 non mi ha lui. Eccomi. Devo tornare all'arsenale. Giorno. Salute, Ezio! Posso farti compagnia? E come? Giorno. Vabbè, però non attacca più. Quando sono in gruppo non attacca più con le lame. Inseguiamolo. Che ha una voglia di vivere Bartolomeo.
che gli invidio. Dai, fai il veglio a quest'ora, alle 2:20. Puoi fare qui più che altro, perché se sveglio già non è male, qui. Muso d'amore è bello. Vabbè, per me è la nonna. Appena tornato. Vabbè, io. Gli sembra esagerato, di mio. Volevo. Posso fare qualcosa o vi devo osservare? Non posso fare niente. Aspetta che devo fare un'altra cosa invece. Devo zoomare la. Oh, così va meglio. Posso leggerti anche da sdraiato. Guarda come poi sono professionale in queste posizioni. Questa è qualità, quality stream. No, io odio utilizzare la spada, utilizzo sempre questo, però il problema è che non mi riconoscevo il tasto per. La spada l'ho sempre trovata scomoda. 4 volte che ci gioco, credimi, non ho mai combattuto con la spada. Infatti, quando poi mi hanno tolto la lama cerata come arma da combattimento, ho pianto nei vari Assassin's Creed. Perché la adoravo qui, era veloce, era malissimo. Andata. Adesso basta, non c'è tempo. Torna da me. Dobbiamo andare. Ezio, vai ora. Quella bestia ti prenderà per il suo quadro. Io resto qui con i miei uomini. Mi becco alle guardie di sé. Aspetta che avevo il telecomando del condizionatore in culo. Presto, altrimenti salpano senza di noi. Assassini a Dante Moro e Silvio Barbarigo. Sono uno stronzo anch'io. Ma quei due si sono bloccati? Easy. No, come si sta scaricando la batteria? Archie è in vacanza, se non sbaglio, dove non prende. Ma poi alle 2 non c'è mai lui. Come chiamano? Ma dorme a quest'ora. Che il mio lavoro abbia appena preso una svolta inaspettata. Che cosa intendi? Silvio non voleva sostituire Marco come voce. Anzi, stava per lasciare Venezia. Tutta questa faccenda era solo un diversivo. Perché? Questo è ciò che devo scoprire. Beh, anche sequenza 10 fatta. Cazzo, 3 sequenze in una serata. Buona. Andata
Ah, ci mancano solo 4 sequenze alla fine del gioco, ora che ci penso. Le due di follia che si fanno abbastanza brevemente. Qui non mi ricordo cosa viene ora. Ahia, ok. Vediamo di fare vedere parti del corpo. Okay. Già sono veramente scazzatissimo dalla webcam. Anni dopo? La palla in fuorigioco. Eccoti qua, Ezio. Perché così serio? Oggi è il mio compleanno. Davvero? 100 di questi giorni? Che meraviglia! Dici? Sono trascorsi più di 10 anni da che vidi morire mio padre e i miei fratelli. 10 anni a caccia dei responsabili. E ora sono così vicino, ma non abbastanza da capire il senso di tutto questo. Forse tu non te ne accorgi, Ezio, ma grazie a te adesso qui si vive molto meglio. Basta. Guarda qui, un regalo per il tuo Ah compleanno. sì, me l'ha detto. Il mastro di navigazione dell'arsenale, di quando la nave è partita. La nave per Cipro. Dici davvero? E indovina quando deve tornare? Domani. Ezio! Leonardo! Quando sei tornato? Proprio ora. Devo parlarti. Subito. Va bene. Divertitevi, ragazzi. Spero sia importante. Oh, lo è, lo è. Camminiamo. Stammi vicino. Le ultime due pagine del foglio. Stavo studiando le copie. Come ho fatto a non vederlo prima? Mettendole insieme ho capito che i segni sul foglio formano delle parole. Il profeta apparirà quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta. Solo il profeta può dirla. Due frutti del Ma io non ero tipo ricercatissimo qui. Che cosa stai dicendo, Ezio? Che cos'è? Ci conosciamo già? Remake, no. Non tanto perché non lo merita, ma perché Siamo mai secondo d'accordo? me è giocabilissimo anche adesso. Una profezia nascosta nel codice. Ci sono Potente. altri giochi che meritano remake. Molto potente. Grandioso, ma Secondo me anche quello di Resident Evil 4, per dirti, è una stronzata. sismo della cripta e non è una bella cosa. Perché è giocabilissimo. Sarà per questo che mandano le navi a Cipro. Per trovare questo frutto dell'Eden e riportarlo a Venezia. Quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta apparirà. Solo il profeta può aprire la cripta. Oh mio Dio! Quando mio zio me ne parlò, ero troppo giovane e presuntuoso per immaginare che fossero altro che le fantasie di un vecchio. Ma ora capisco. L'omicidio di Mocenigo, dei medici, di mio padre, dei miei fratelli, era tutto parte del suo piano per trovare la cripta. Lo spagnolo. Rodrigo Borgia. Ora mi stai davvero La nave salpata noi. da Cipro arriverà Non domani. tirare troppo la corda. E io Non ti sarò lì ad conviene aspettare. sapere. Quanti ne hai uccisi? Buona fortuna, amico. Grazie per questa camminata. Allora, il discorso dei remake. A parte che non volevo fargli cadere i libri, però cazzo, era lì. Allora, il discorso dei remake, secondo me, è molto semplice. Cioè, è il momento di fare remake solo quando quel gioco non è più giocabilissimo alle nuove leve. Tipo, la butto lì. Il primo Metal Gear Solid necessiterebbe di un rifacimento che non sia The Twin Snakes, qualcosa di proprio recente recente. Come anche secondo me il primo Silent Hill e il primo Resident Evil, io non comprenderò mai perché hanno fatto remake del secondo, del terzo, lo stanno facendo pure quello del quarto. Quello del quarto è completamente inutile, però il primo. Per il primo c'è una remastered e ti devi accontentare di quello. Non comprenderò mai le scelte di Capcom. Ah, io ho giocato
The Twin Snakes, il remake in realtà, la versione di GameCube, e voi perché io sono una pippa clamorosa, ma lo senti parecchio. Risulta essere abbastanza macchinoso. Io quello ho giocato, perché la versione PS1 non ho nemmeno usato toccarla. Ho visto qualcosa ed era troppo vetusta pure per me, che ho giocato tutto il primo Silent Hill, ed era abbastanza scomodo anche quello. Secondo me un remake va fatto solo nel momento in cui quel gioco diventa... Non ingiocabile, perché non lo diventerebbe mai, non lo diventerà mai, ma... troppo scomodo. Io temo che facciano stronzate. Noi Assassin's Creed. Temo. Non ti crederò mai. Per quanto ci sarebbe un sacco di storie da raccontare, ma sarebbe incredibile. No, era il timer per il video. Per la registrazione. Non era, mi assonevi. No, non sono io. È il timer per la registrazione.